Buonasera a tutti. Allora, prima di cominciare questo video volevo fare una premessa. Mi fecero notare un po' di tempo fa, vedi che sta uno, visto e considerato che io mi chiamo il barese, non mi chiamo Mag per nome, diciamo, ancora per caso, sai. Anzi, io sono tranquillo, puoi parlare, puoi fare il mio nome, non c'è problema. Il barese, poi fece pure la carcata, fece l'accento barese, fece da do da de, tiplino Banff. Pic di carcateur. Mi metto sempre in mezzo. L'altra volta però ho lasciato correre. Mi sono detto, vabbè, dai, mo ci cazzo conosci, cioè, alla fine non ci conosciamo. Però mi punzecchiasci. Me lo dissero, me lo fecero notare, perché io non lo seguo, quindi, essendo, diciamo, nerazzurro, io non è che mi metto a vedere i canali interisti. No, non li vedo. Non vedo quasi nessuno, giusto devo tre o quattro. E poi ho visto anche oggi che me lo sono ritrovato, diciamo così, e so di mischiera di 2 minuti il video, ma fammi da, e mammi saret mezzo bare su bare da do da de, dici che siamo fortunati. Oh, ma fammi capire una cosa, ma a parte un fatto che, ripeto, non avendo, diciamo, questo piacere di conoscerti, eccetera, tutta sta confidenza ogni volta, perché poi ogni tanto, anche non dico bestemmie, però anzi qualche parola un pochino al limite, ma varvete che io poi sono tranquillo, buono e caro, però poi anzi doglo numero pure una ride, non c'è male. E fortunati, e visto e considerato che mi segui, perché sei molto, diciamo, sai tutto ciò che dico e tutto il resto, dovresti anche aver visto che ne ho parlato della partita di ieri, così come ho parlato, insomma, più e più volte, e ho fatto, diciamo, ho detto le cose come stanno, ho detto che l'Inter è comunque la squadra migliore in questo momento, è la squadra con più autostima, è la squadra che rischia meno, è la squadra che ne ho fatti di complimenti. Quindi poi, quando ho parlato di fortuna, c'è da dire che c'è anche una componente fortuna molto ma molto elevata, perché quando vi parliamo dei vari errori arbitrali, che voglio dire sono un pochino sotto gli occhi di tutti, perché poi se ne parlano 10 persone è un discorso, se ne parlano 100 persone un altro discorso, evidentemente siete voi che cercate sempre di arrampicarvi sugli specchi, però evidentemente se lo dicono più persone qualcosa, qualche fondo di verità ci sarà. Quindi sono successe queste cose qua, ok, poi sono successi degli episodi che tu dici, oh, però cazzo, sono pure fortunati, perché se vanno ogni volta, diciamo, hanno poche volte sono successe delle situazioni tipo quei rigori contro che gli hanno dato, li vanno pure a sbagliare, perché poi li vanno a sbagliare non è per meriti del portiere, di chissà quali parate ha fatto. Quello della Fiorentina fece un tiro, un rigore inguardabile, glielo diede in bocca, quindi, cioè, voglio dire, quella è fortuna. Se invece contro il Milan col Frosinone, quello su Lela, metti all'incrocio dei pali, Maignan si allunga e non la prende, voglio dire, se ti è andata bene che il rigore l'hanno tirato male, oppure se ti è andata bene che contro il Verona quello tira il rigore e colpisce il palo, cioè sono anche componenti di fortuna queste qua. Oppure ieri che il giocatore, la Pavard, fa la mezza rovesciata e non la prende, Thuram si butta e non la prende, la prende Gatti, la butta in porta, è anche quella una componente di fortuna o no? Si può dire anche che siete un pic colorot? E me, visto e considerato che poi ti piace fare un po' di caricatura, beh, fai la caricatura di nuovo su questo video, sul mio accento che evidentemente ti dà un pochino fastidio, insomma fai quello che devi fare. Però certo è che, visto e considerato che ho parlato dell'Inter ieri, visto che c'è stata questa partita molto importante, la partita di cartello della giornata, bisogna dire le cose come stanno, cioè che ho parlato anche, ho tessuto le lodi anche dell'Inter, dicendo che comunque è lì per meriti, insomma, al di là di tutto quello che poi sta succedendo, perché sta succedendo. Poi detto questo,
Non penso di aver detto delle cose sbagliate quando dico che l'Inter è una squadra che non fa un calcio trascendentale e soprattutto non fa un calcio moderno, fa un qualcosa molto ma molto pensato, lineare, giusto, fa benissimo a farlo, perché ovviamente è un gioco che paga, è un gioco che paga. L'Inter rischia pochissimo, le squadre tirano in porta veramente poco, tanto è vero che l'anno scorso Onana era risultato uno dei migliori portieri, anche perché ovviamente aveva preso fiducia, non prendeva gol eccetera. Stesso discorso sta capitando a Sommer, poi Onana è andato a Manchester e sta diventando e si sta dimostrando il portiere limitato che è sempre stato. Quindi questo che cosa significa? Che l'Inter fa un gioco dove il centrocampo fa un filtro importante, dove l'assetto difensivo è un assetto molto complicato da scardinare. La squadra, lo ripeto per l'ennesima volta, quando in fase difensiva la linea, i due esterni si abbassano e la linea difensiva diventa a 5, questo è. E ripeto che ovviamente poi sfrutta le qualità dei suoi giocatori, perché c'ha degli ottimi palleggiatori a centrocampo, c'ha due attaccanti molto che fanno una coppia molto ben assortita, c'ha degli esterni che spingono molto bene, soprattutto Di Marco. Insomma, questo è, ma non è un demerito, ripeto. Quindi volevo sottolineare questa cosa, visto e considerato che spesso e volentieri vengo tirato in ballo alla cazzo di cane, e volevo rispondere garbatamente in questo modo. Detto questo, ragazzi, adesso noi dobbiamo giocare la nostra partita contro il Napoli e poi si ricomincia con l'Europa League, si comincia con le partite ogni 3 giorni. Non vedevamo l'ora, almeno personalmente, perché queste partite una volta a settimana veramente non si può guardare. Quando dicono si gioca troppo, ma facciamoli giocare tanto, guadagnano milioni di euro. Abbiamo visto i tennisti, abbiamo visto il nostro Sinner giocare 5-6 partite di un torneo in 10 giorni. Dai ragazzi, cerchiamo di fare i seri e facciamoli giocare, perché è bello, insomma, quando ci sono tante partite da vedere, tante cose belle, insomma, di cui parlare eccetera. Poi che altro dire, ragazzi, non ci sono tante altre cose, insomma, di cui parlare. Ho preso spunto da questa situazione perché mi sono imbattuto in questo discorso, e questo è. Va detto pure che la pochezza della Juve, del gioco della Juve, della proposta di gioco di Allegri, veramente fa sì che l'Inter meriti insomma questo scudetto, ai noi, perché voglio dire, al di là di quello che è successo dal punto di vista di episodi arbitrali vari, va detto pure che la Juve non può vincere uno scudetto facendo questo tipo di calcio, facendo un gioco veramente inguardabile, facendo veramente un qualcosa di vecchio, di passato, di superato. Questo è quanto, ragazzi. Io adesso vi saluto, non vi rubo altro tempo. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete. Forza Lotte vincerai, non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.